Cari amici di Una Mattina, oggi una dedica speciale con tutto il cuore al nostro programma Vogliamo Fare, perché buon compleanno gli vogliamo augurare. Happy birthday. Lei deve sapere che il 22 dicembre oggi del 1986 nasceva Una Mattina. Infatti vede? Ben alzato nel frattempo a chi si è alzato e svegliato adesso. Buongiorno, buongiorno a tutti. E buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, che gioia vederti. Buongiorno. Emozione la mia. Buongiorno a tutti. Una Mattina compie 86 anni. No, 36. 86. Canzoncina la sa? Certo. Una Mattina. Quante volte la svegliata lei in questi anni? Beh, io tutte le mattine guardo. Buongiorno Enzo, buongiorno Franco, buongiorno Eleonora. Ma che bel buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Uno Mattina. Come è stato il risveglio con Una Mattina? È sempre stato molto drammatico. No, con Una Mattina il risveglio è drammatico, ma con Una Mattina è bello. Una Mattina ti riprendi un pochino, è vero. Meno male. Sì. Happy birthday Una Mattina. Ma siamo anche internazionali. Buongiorno. Questa nuova edizione inizia così. Con qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo. Cioè, naturalmente ti riferivi a te. Eccola qui. Eccola qua, nuova veste. Roberto, sei contento? Sono molto contento. Buongiorno. Buongiorno Marco. Allora, buongiorno. Quante volte la vedo? E c'è il nostro Massimiliano Sini che è bravissimo, vero? Bello, interessante. Una Mattina! Brava! Ma quindi a Una Mattina cosa auguriamo? 100 di questi giorni. Bello, altri 100 anni di Una Mattina. 100 di questi giorni. 100 oppure più. Buon compleanno Una Mattina, buon compleanno. Mamma mia, quanti sono? Tantissimi, ma da tanti anni accompagnate il risveglio degli italiani. Tanti, tanti auguri. Oh, mi è venuto già sonno. Grande Amadeus. Allora inizierei proprio da te. Intanto lui dice bene, perché bisogna svegliarsi molto, ma molto prima. Molto prima. Diva, tu l'hai fatto per 10 anni? Sì, ma soprattutto l'ho inaugurato, cioè c'è stato il primo anno con Piero Badaloni e Elisabetta Gardini e poi arriva il secondo anno, per cui era ancora una cosa assolutamente pionieristica. Si tentava, proviamo a fare la televisione del mattino. E come dire... Ma tu sai che sei tra le donne più amate veramente del pubblico italiano? Lo sai? Mi dicevano che ero la più amata degli italiani dalle 7 alle 9 della ancora, mattina. Lo sai dalle ancora? Dalle 7 alle 9 della mattina. Lo sai ancora? Ecco, in quel Senti, periodo. Ma secondo te perché così il successo di Una Mattina? Perché soprattutto anche così longevo? È dovuto da cosa? Ma è dovuta dal fatto che l'orario, la mattina molto presto, che è una trasmissione di attualità, per cui si parla dei fatti che sono accaduti, perché è una tutti i giorni va in onda, tutti i giorni bisogna trovare i fatti del giorno e di quello si parla. Per cioè cui... non so io, ma ascoltandoli io già sto bene. Cioè adesso non so perché, non so se tu passi sempre dalla parte della medicina così. Soprattutto però i miei la amici, voce, Piero guarda proprio la voce. No, li sto vedendo. Solo con la voce stai bene. Guarda, no, ma Livia è una professionista straordinaria. E allora pure tu l'hai fatto per tanti anni. Poi per me è stato un esempio, un modello, Livia. Poi abbiamo fatto tante cose insieme a Una Mattina. Certo. Io ho condotto Una Mattina 7 inverni e 3 estati. Quindi anche tu quota 10. Poi c'è stato un paio d'anni che facevo l'estate, l'inverno, per cui andavo in onda. Quasi 365 giorni, togliendo il weekend. Anche a Ferragosto. Senti, e che cosa ti ha dato Una Mattina, anche a livello professionale e a livello umano? A livello professionale è stata una grandissima palestra di televisione. Qui dietro alle quinte vedo tanti amici, tanti autori, non solo, ma anche tutta la squadra Rai, no? Ci si svegliava alle 5 insieme e ci si iniziava a telefonare, è successo questo, è successo quell'altro, ma la cosa bella è che Una Mattina è una grande famiglia e io mi sento oggi di ringraziare anche tutti quanti loro, ce n'è una parte qui, c'è un esercito, no? In questi anni che appunto ha lavorato in questa trasmissione di grande successo e per cui è un abbraccio veramente a tutti quanti voi. Eccoli qua, adesso li facciamo. Poi stiamo riprendendo. Eccoli. Eccoli. Viva la Rai, sì. Eccoli lì, li facciamo vedere che stanno, che sono tutti pronti, che ogni volta che sono tutti amici, però sono anche pronti poi, dopo poi a bacchettare. Vedi, no? E dopo 20 anni sono uguali. Allora, svegliarsi così presto la mattina fa bene. Guardate la bellezza. Buongiorno. Pronti a festeggiare. Oggi giornata importante. Ecco, lei è Paola Miletic, Paola Cataruzza, salutiamo tutti. Eccoli. Vi sentite un po' emozionati perché anche voi fate
fate parte dei 36 anni di... Ah, ma vado in onda con questo? No, non vado in onda con questo. Ah, vado direttamente con quello. Allora, vabbè. Da, direttore di Re1, buongiorno. Direttrice. Buongiorno. Posso avere il... Posso avere il... Siediti con noi, direttore, siediti con noi. Allora, grazie. No. Grazie di che? Perché io sto... No, perché io sto qua. E come no? Auguri, auguri, auguri. Grazie, anche perché... Auguri Massimiliano, auguri una mattina, auguri a tutta la Rai, auguri a tutti voi. No, non funziona. Sì. Facciamo così. Ecco, l'improvvisazione è bella. Ripeto, non te l'aspettavi? No, grazie, grazie. Auguri a tutti, a Massimiliano, una mattina, a tutti voi per il Natale. Auguri a tutti quanti, grazie. Noi, una cosa che non facciamo, una cosa che di solito non facciamo è quella di dire quanto sono bravi, non ce lo diciamo mai. Però, visto che siamo alla fine dell'anno quasi, con Natale, possiamo dire un applauso a tutti quanti, facciamoci l'applauso, perché una mattina sta andando veramente bene. Non era scontato. Ma si può fare sempre meglio. Sempre meglio, vedi, è giusto che sia così. Più in alto. Grazie, grazie, grazie. E allora, però, adesso gli auguri, begli auguri, non me l'aspettavo. E poi ti volevo dire, intanto, un saluto, un abbraccio alla nostra direttrice di Rai 1. E poi abbiamo Elsa De Gabbi, ti volevo dire che ho fatto un sacco di mattinate con il mio amico Luca Giurato, anche Lidia. Anche mio. Ecco, ma adesso però, ce n'è da dire, ce n'è da vedere. Mi metteva di buon umore. Però c'è da dire, c'è da vedere una cosa però particolare, che gli auguri noi li abbiamo avuti da Amadeus, ma sono arrivati in questo studio anche degli auguri importanti, dall'alto. Una grande sorpresa. Vediamo. Dovremmo riuscire, speriamo di avere al telefono con noi... Una sorpresa straordinaria. Straordinaria. Pronto, Santità? Buongiorno. 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 Grazie. Mi hanno detto che oggi per voi, di una mattina, è una data importante. Sì. Compiete 30 anni di trasmissione. Vero. Sì. Volevo complimentarmi con voi. Grazie. Con gli autori del programma, i conduttori, i giornalisti, i registi, i tecnici, gli impiegati, insomma, con tutti coloro che cooperano alla realizzazione di questa trasmissione molto popolare. Grazie. So che oggi sono presenti anche i direttori di TG1 e di Rai 1. Sì. Un saluto a loro e buon lavoro. Che bello, che bello. È emozionante, veramente emozionante. Non avrei trattenuto le lacrime. E adesso Valentina Bisti, Valentina Bisti. Scusami, ma, perché io la prima volta che ho fatto una mattina sono stato accanto a te. Esatto. Poi mi dicevano Valentina Bisti del TG1, perché voi un po' del TG1 a volte, no? Sembrate un po' freddi perché dietro la scrivania. No, scusami, fate vedere. In realtà no, tu sei un po' prevenuto, Eri un po' prevenuto, è vero. Ma tu hai dimostrato invece non solo la bravura, la professionalità, ma il cuore e l'amicizia. Lo posso baciare? No, è vero. Posso dirvi che siete una bellissima coppia televisiva. Fare coppia in televisione non è sempre facile, perché è una specie di matrimonio, no? Professionale, ovviamente. E quando c'è un'energia insieme che si condivide, e voi veramente, secondo me, funzionate. Meno male insieme. Che conosco Claudio e lei conosce Laura, quindi meno male. No, sai che cos'è, Eleonora? È che ci siamo quasi, non dico divisi i compiti, ma abbiamo capito quali erano le mie lacune, certo, che Massimiliano cercava. Brava, di... Brava, lei ha detto le mie, inizia con le sue, perché io purtroppo ho un problema. Che tutto non è lacune? No, non è vero, scherzo. No, ma la cosa bella però, lo sapete qual è? Che vogliamo condividere con tutti quanti voi, e facendo rivedere anche la squadra, che la mattina, soprattutto quando poi si partiva all'epoca molto presto, per dare energia si entrava in studio con... Con la musica. E che musica? Vasco Rossi, proprio per partire alla grande. E questo però... Voi due entravate con Vasco Rossi? Con io la Vasco squadra Rossi che lo faceva. Vasco Rossi. No, lo facciamo sentire, non lo facciamo sentire. Ecco, Iva, però, vedendo questo, sono passati tanti anni, ma l'energia, io lo dicevo stamattina, prima di entrare, l'energia che si ha con tutti quanti, lo vedi, è poi la stessa cosa che vogliono anche a casa. La conosco, certo, la conosco quell'energia del primo mattino. Ti manca un po'? Fantastica. E beh, un pochino manca, è qualcosa... Cioè, infatti si creano dei rapporti di affetto...
incredibili a quell'ora della mattina. È vero. Perché si è più difesi, non, si è, non siamo costruiti, ancora dobbiamo... Siamo veri, sì, siamo, perché proprio poi dai il, buongi- dai il buongiorno. Allora, senti Massima, sì, possiamo dire che oggi oltre a essere Massima, il compleanno di uno mattina... Massi. Oltre a essere il compleanno di uno mattina è anche il tuo compleanno. Vabbè. Auguri! Auguri! Il giallo e il rosso perché sono i colori della nostra squadra, il giallo è l'amicizia. Vabbè, diciamo una cosa, il 22 dicembre ricordiamo anche il grande Piero Angela, nato proprio il 22 dicembre, poi il 22 dicembre predestinato forse a fare proprio uno mattina, quindi un bell'anno, grazie, guardate che bello. E allora io direi, chiederei anche ovviamente... Antonia, di venire qui. Io farei una cosa, mentre dobbiamo spegnere le candeline, aiutatemi. Vai, c'è una torta. Allora, però ne approfitto perché poi quando mi ricapitano, vengono qui. Dove è andata? Elsa, vieni qui. Scusate, perché è Natale, quindi tutti quanti insieme. L'avevo visto anche Marco Puntolo, eccolo. Ecco, venite qui, vieni qui. E allora, uno mattina, lo abbiamo detto, è una grandissima famiglia. Daniele, tu per tutti quanti vieni qui, Daniele. Vieni qua, Danielino. E allora, questo è il momento che vogliamo festeggiare 36, ma diciamolo, se terminiamo adesso 36, ma saranno molti di più. Molti di più. E allora, condividiamo questo momento. Al mio tre spegniamo tutti e tre, tutti quanti la candelina. 1, 2, 3. Auguri! Facciamo anche il auguri! Allora, hai visto che si era rimasta accesa e poi l'abbiamo rispenta? Ah, sì? Tutti i desideri sono stati esauriti questa mattina. Abbiamo salvati tutti.